Dopo 10 giorni dal tragico incidente di Ferragosto a Piobbico si spegne Vilma Orlandi. La donna aveva riportato gravi lesioni ed era ricoverata all'ospedale di Ancona. Un nuovo piano delle strutture ricettive, la revisione del programma degli eventi di primo piano e la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport nei piani dell'amministrazione comunale di Fano per rilanciare il turismo. Si chiama Will O, il nuovo progetto della cooperativa Gio, ideato per i giovani che potranno sperimentarsi nella gestione e servizio delle colazioni all'open house. Dietro le quinte, carri allegorici, getto di dolciumi e immagini d'epoca esclusive. Uscirà ad ottobre nei grandi schermi al cinema il film dedicato al Carnevale di Fano. Parte a settembre il nuovo corso laboratorio di fotografia da Fano a Cantiano, la Via Flaminia, i musei e le storie. 7 gli appuntamenti dedicati alla parte teorica e alla conoscenza dei luoghi dal punto di vista archeologico, storico e sociale. Grande festa per la storica band fanese I Tubi Lungimiranti, che sabato 31 agosto festeggerà i 60 anni di attività alla Rocca Malatestiana. Martedì 27 agosto, benvenuti cari telespettatori di Fano TV, questo nuovo appuntamento con l'informazione di Occhio alla Notizia. Dopo 10 giorni dal tragico incidente di Ferragosto a Piobbico è deceduta Vilma Orlandi. La 67enne residente a Ginestreto era a bordo di una delle 3 auto coinvolte nel sinistro. Nell'immediato era stata soccorsa e rianimata da un medico di guardia, prima del trasporto all'ospedale di Ancona. E proprio nel nosocomio anconetano la donna è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate in seguito all'incidente. Attimi di paura la notte scorsa a Morciola, nel comune di Vallefoglia, per un principio di incendio che ha messo in allarme i residenti di un condominio. L'incidente è avvenuto verso 1:30 della notte, quando un uomo sulla quarantina ha dimenticato un pentolino sul fornello acceso. L'allarme è stato lanciato dagli altri condomini, che hanno notato del fumo uscire dall'appartamento. Preoccupati, hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Nel frattempo, il residente, che si era addormentato dopo aver messo a scaldare il pentolino, si è svegliato e ha cercato di intervenire. Non si registrano danni significativi all'abitazione e sul posto è intervenuto anche il 118, che ha trasportato l'uomo in ospedale per gli accertamenti relativi all'intossicazione da fumo. Mucillaggini e gran caldo sono stati la causa di una diminuzione di turisti nei mesi di luglio e agosto sul nostro litorale. Per i primi 6 mesi dell'anno i dati riportano un aumento di presenze e un calo di arrivi, un dato negativo che impone l'adozione di una diversa strategia di promozione. Oggi a fare un bilancio della stagione estiva sono stati i portavoce degli albergatori, campeggiatori e concessionari di spiaggia riuniti all'hotel Playa di Torrette a Fano. Sentiamo. Nella Hall del Playa, l'ultimo albergo oggetto di un ingente investimento a Torrette, diventato con la sua ingente mole il simbolo di questa località turistica, le associazioni Alberghi Consorziati, Confcommercio Marche Nord e Federalberghi, unitamente all'assessore al turismo Alberto Santorelli, hanno espresso un consuntivo della stagione turistica che ha caratterizzato il nostro territorio. Erano presenti Luciano Cecchini, presidente degli albergatori, Barbara Marcolini, presidente della Confcommercio, Amedeo Tarsi e Gabriele Borgogelli in rappresentanza dei campeggiatori e Mauro Mandolini, presidente concessionari di spiaggia. Grazie a 4 nuove adesioni da parte dell'Hotel Playa, Villa Rinalducci, Castello di Montegiove e La Locanda, ora la cooperativa può vantare 3.600 posti letto, cui si aggiungono 5.500 dei campeggi e oltre 5.000 di diverse tipologie di strutture ricettive. Un'offerta che, pur non raggiungendo le dimensioni del turismo di massa presente in Romagna, costituisce comunque una risorsa significativa
nell'ambito della nostra economia. Oggi siamo in una struttura che è riqualificato, che sicuramente ha portato ricchezza e valore al territorio, ed è su questa lunghezza d'onda che la nostra attività dovrà concentrarsi nei prossimi mesi, ovvero per pensare a un piano particolareggiato delle strutture ricettive che possa infrastrutturalmente dare profondità all'azione turistica di tutto il sistema. Abbiamo sicuramente meno strutture ricettive della città di Senigallia, questo è un segnale in negativo che va colmato, ma abbiamo sicuramente però tante aree ancora con la possibilità di sviluppo, sia per quanto riguarda appunto le strutture che le iniziative e quindi gli eventi da dislocarsi durante tutta la stagione, con anche un'attenzione a quello che è il programma degli eventi, che non dovrà sovrapporsi e dovrà sicuramente essere organizzato meglio. Sicuramente noi dobbiamo innanzitutto fermare la deriva per cui se un hotel sta chiuso per 5 anni e poi può trasformarsi in appartamenti, questo ovviamente sarebbe la morte del turismo, quindi è una norma tecnica di attuazione anche nel piano regolatore che è da eliminare, e il piano strutture ricettive ovviamente dovrà contemplare la possibilità di aumentare i servizi, di riqualificare e di aumentare i servizi all'interno della struttura ricettiva, anche di ampliare la capacità dei posti letto della stessa struttura. È da parecchie amministrazioni che chiediamo un palazzetto importante, minimo di 3.000 posti, perché gli eventi importanti, come abbiamo constatato, lo sport durante l'inverno ci porta veramente ossigeno alle nostre strutture. Destagionalizzazione è il vostro imperativo? Sì, questo naturalmente. Un investitore che viene nella nostra città ha bisogno di portare avanti un discorso più ampio dei 2 mesi delle vacanze che fanno gli italiani o gli stranieri a Fano. Minimo bisognerebbe portare avanti un 4-5 mesi abbondanti di turismo a livello sia sportivo che anche a livello di balneazione. Tra mucillaggini e caldo eccessivo, com'è andata la stagione? Non è andata come ce l'aspettavamo, perché il caldo eccessivo abbiamo ripiegato sul discorso della gente che non ce la faceva e doveva ritornare a casa. Abbiamo avuto parecchie disdette anche sul fatto anche della mucillaggine, perché il caldo tanto è come le giornate piovose, la gente non riesce a stare sotto l'ombrellone, preferisce, dice, sto a casa, perché, oppure abbiamo ripiegato portandole nell'entroterra, ma era molto molto difficile trattare con queste persone, che naturalmente era un caldo insopportabile. La mucillaggine ha portato avanti parecchie disdette, parecchie. La situazione degli istituti penitenziari delle Marche, la condizione dei detenuti e le problematiche legate agli organici di polizia penitenziaria. Questi temi al centro della visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove al carcere di Fossombrone. Hanno partecipato al sopralluogo il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, il garante dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli, il consigliere regionale Nicola Baiocchi, l'onorevole Antonio Baldelli e il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni. Quello del numero degli organici e delle diverse professionalità da destinare agli istituti penitenziari, ha evidenziato Latini, è un argomento centrale, perché solo attraverso l'adeguamento delle dotazioni insieme all'efficientamento delle strutture si potrà giungere anche ad una migliore condizione dei detenuti. E adesso le vostre segnalazioni con il video inviato oggi da un reporter di strada girato sul molo di Levante al Lido di Fano. Questo è il belvedere davanti alle panchine, ci ha scritto la telespettatrice, che ha aggiunto sarebbe il caso di far mettere un cestino con posacenere. E a proposito di cestini per i rifiuti, ecco un altro video girato ai passeggi di Fano. Come al solito vediamo i soliti personaggi che sono maleducati. Se vedi un secchiello qui piccolo, pieno, e butti tutta la roba per terra, quando ci sono altri cestini lì, altri cestini di là, cosa dire? Guardate, tutti i cestini strapieni, non lo so chi è che viene a vuotare.
forse saranno in ferie, che devo dire. Sono tutti strapieni e niente, è così. Andate anche lì, come questo, e lì guardate, c'è un secchio vuoto e niente, la gente si diverte così. E vi ricordo che potete mandare le vostre segnalazioni al nostro numero di redazione 338 4968 250. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Colazioni fino al 7 di settembre ed aperitivi al tramonto fino al 4 di settembre sulle colline fanesi con il progetto di Open House Will O. Noi siamo andati a vedere di che cosa si tratta con Cristiana Guerra. Will come le ruote che permettono di spostarsi e O come Open House, il luogo di sconfinata bellezza che si trova sulle colline fanesi, in cui si fondono inclusione lavorativa, autonomia abitativa, agricoltura e turismo. Si tratta della realizzazione di un nuovo sogno, la nuova cucina su ruote o food truck ideata dalla società cooperativa Gio, che vuole sempre più promuovere l'inserimento nell'attività lavorativa di persone più fragili. Una scommessa e un banco di prova per i ragazzi che potranno sperimentare per la prima volta la gestione e il servizio delle colazioni e degli aperitivi a tutti coloro che avranno il piacere di essere accolti in un luogo unico. Willow è il nuovo progetto della cooperativa Gio, che è uno dei partner operativi del progetto Open House. Ed è nato un po' per caso, nel senso che ci siamo trovati ad acquistare questo mezzo e poi ci siamo voluti sperimentare quest'estate per capire se questa tipologia di attività potesse essere funzionale al progetto Open House e al tempo stesso anche ai ragazzi. Quindi nasce con quest'estate con lo scopo di far fare pratica ai ragazzi in modo tale che possano sperimentarsi in un'attività lavorativa diversa da quelle che abbiamo portato avanti fino adesso, con lo scopo poi dal prossimo anno di utilizzare questo food truck non solo qui a Open House, ma di poterlo portare fuori in città e non solo, quindi con eventi magari aziendali o fiere e cose di questo tipo. Quest'estate siamo aperti tutti i giorni per le colazioni dalle 7 alle indicativamente verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, e dal lunedì alla domenica, mentre gli aperitivi li facciamo il mercoledì e il venerdì, ovviamente salvo cattivo tempo. E questi sono anche i nostri orari, tutti i giorni le colazioni, gli aperitivi mercoledì e venerdì. Progetti futuri? Sì, allora andremo avanti fino a fine estate e concluderemo con appunto una festa di fine estate fra fine settembre e inizio ottobre, che adesso decideremo le date, per ringraziare un po' le persone che ci hanno sostenuto in questi 3 mesi di apertura. Camilla, quanti sono i ragazzi impegnati in questo progetto? I ragazzi impegnati negli Open House Lab sono una quindicina, ma quelli proprio che sono inseriti nel progetto di Willow sono 5, e i ragazzi fanno proprio dei veri turni di lavoro come se fossero veramente in un bar. Questo per permettere loro di acquisire quelle abilità che servono proprio per imparare delle competenze lavorative. Immagino che tra i volontari e i ragazzi si instauri un po' un rapporto unico. Sì, sicuramente. E i ragazzi lavorano qua dalle 8 alle 13 tutti i giorni, insieme a noi, insomma, che aiutiamo per far sì che questa cosa possa andare avanti. Nel fine settimana e negli aperitivi invece portano avanti il lavoro i volontari. Che cosa sono gli Open House Lab? Allora, gli Open House Lab sono stati ideati e creati appositamente per giovani adulti con disabilità intellettiva, per creare un percorso di inserimento lavorativo, quindi per far sì che possano acquisire competenze e abilità sia di tipo lavorativo ma anche un pochino trasversali, come possono essere quelle autonomie personali e domestiche o di manualità fine motoria o comunque tutte quelle attività che sono necessarie per il mondo del lavoro. Ovviamente non tutti i ragazzi potranno essere inseriti in modo specifico all'interno di Willow, ma fanno delle attività collaterali che possono essere comunque sfruttate per altre attività lavorative. Insieme a Willow noi abbiamo anche la bottega delle verdure nella quale i ragazzi sono inseriti in una turnazione di lavoro. Tanti ragazzi coinvolti nel lavoro che con entusiasmo svolgono questa nuova attività e che li vedono impegnati sin dalle prime ore del mattino. Lo aspettiamo tutti a Open House a fare le colazioni e gli aperitivi. Ciao! Pubblicato il primo teaser dedicato al film sul Carnevale di Fano. Il progetto, firmato Lobeca Film, uscirà nei grandi schermi nel prossimo mese di ottobre. Da te vince il Carnevale.
prepariamoci. Lanciato il 1 agosto tramite i social, è uscito il primo teaser del nuovo film dedicato al Carnevale di Fano. Il progetto, firmato da Andrea Lodovichetti, Luca Caprara e Nicola Nicoletti e targato Lobeca Film, in collaborazione con l'associazione La Locura, ha visto il patrocinio del Comune di Fano e della partecipazione dell'ente carnevalesca e conta il sostegno del Ministero della Cultura e del supporto della Regione Marche. È stato probabilmente il lavoro più complesso di tutta la mia carriera. Al di là dell'aspetto tecnico, che comunque ha richiesto mesi di duro lavoro, di concentrazione e di lavoro, anche a livello emotivo è stata una bella esperienza. Mi piace fare sempre un esempio. Io ho 50 anni quasi e non ero mai salito su un carro. Con l'opportunità di realizzare questo film sul Carnevale di Fano, ovviamente sono salito insieme alle macchine da presa, insieme ai nostri attori sui carri, quindi mi è capitato anche di fare il getto e mi sono letteralmente emozionato. Quindi questa emozione che da fanesi noi sentiamo molto l'abbiamo riportata in maniera molto naturale all'interno del nostro lavoro. Speriamo appunto che come noi ci siamo emozionati riscoprendo delle cose che è vero che ci appartengono, ma che forse non abbiamo mai saputo guardarle con l'occhio giusto, speriamo che tutto questo, magari in minima parte, possa anche passare allo spettatore nel momento in cui da ottobre potrà vedere il nostro film in sala. Un lungo lavoro che ha visto le troupe impegnate nelle riprese dall'inizio dello scorso mese di settembre fino ad aprile. Ora il momento più importante, quello del montaggio delle intere sequenze video. Ci siamo trovati ad affrontare una quantità di materiale importante, ma non è soltanto la quantità la cosa, diciamo, complicata da gestire, ma è la tipologia, perché stiamo cercando di realizzare un racconto che abbia diversi aspetti, e cioè che racconti sia il Carnevale di oggi, ma insomma anche grazie alle persone che ci hanno aiutato abbiamo a disposizione una enorme quantità di materiale di repertorio e una parte di fiction. Quindi il racconto si unirà di un linguaggio diverso, complicato, misto, ed è la difficoltà è stata soprattutto in questo, nel cercare di unire queste tre tipologie di linguaggi diversi e la gestione generale di tutto il materiale, perché raccontare direi quasi 700 anni di storia in un'ora è una cosa estremamente complicata e soprattutto perché stiamo cercando di dare un taglio personale. Il teaser è solo una piccola anticipazione di quello che lo spettatore vedrà nel grande schermo ad ottobre. Cari allegorici, dolciumi, coriandoli e il dietro le quinte della manifestazione verranno raccontate attraverso due personaggi, il Vulon, la maschera ufficiale dell'evento, interpretato da Simone Diotallevi e dal giovanissimo Edoardo Pignataro. Tra le curiosità, anche la riproduzione di alcune immagini d'epoca del Carnevale fanese. L'idea e il pensiero era sì di fare un lavoro per il territorio, per i fanesi, ma fare un qualcosa che fosse davvero spendibile a livello nazionale, internazionale e che potesse portare il conoscere cos'è questa cosa meravigliosa che è il Carnevale di Fano, non solo dentro il nostro recinto, ma davvero fuori. E quindi dovevamo anche ragionare in quel modo, ragionare su come rendere estremamente spendibile il racconto per pubblici che del Carnevale di Fano non sapevano assolutamente nulla. A settembre riparte un nuovo corso laboratorio organizzato dall'Associazione Culturale Centrale Fotografia. Ce ne parla il presidente Marcello Sparaventi. Da Fano a Cantiano, la via Flaminia, i musei e le storie. Si chiama così la nuova avventura che partirà a breve alla scoperta del linguaggio fotografico. Che cosa ha ideato Centrale Fotografia? Ma l'intento è sempre quello di conoscere i luoghi e spesso capita che quelli vicino a noi sono i più sconosciuti. E poi naturalmente vogliamo anche approfondire il linguaggio e quindi tirare fuori le peculiarità individuali che speriamo i corsisti che parteciperanno a questo progetto abbiano così la voglia di metterlo a disposizione delle loro immagini. Quindi così grazie alla rete museale delle Marche e in particolare della sua direttrice, l'archeologa Vanessa Lani, noi avremo la possibilità di avere delle idee, dei contenuti per sviluppare il nostro linguaggio fotografico. Quanti saranno gli incontri e come verranno suddivisi?
Gli incontri sono 7 e li faremo il sabato mattina. E ogni incontro è di 3 ore e cercheremo di fare tutto quello che è nostra intenzione, cioè quello di sviluppare la teoria della fotografia, tirar fuori alcune peculiarità tecniche e poi conoscere meglio il museo attraverso gli interventi di Vanessa Lani e poi cercare anche di fotografare i luoghi limitrofi al museo per poter capire un po' lo spirito di queste istituzioni. Il corso è aperto a tutti e com'è possibile iscriversi? Allora, il corso è aperto a tutti e naturalmente chi si iscrive al corso dovrà fare l'iscrizione associativa per poter diventare a tutti gli effetti socio di Centrale Fotografia e quindi avrà la possibilità anche di far parte del nostro festival, di esporre, di partecipare alle presentazioni dei libri, agli incontri, quindi in qualche modo diventare un po' ossessivo nei confronti del linguaggio fotografico. Quindi è sufficiente contattarvi? Sì, potete contattarci in tutti i modi, i social, anche sul sito di Centrale Fotografia e quindi vi daremo anche ulteriori informazioni. Quando partirà ufficialmente il corso? Allora, il corso inizierà il 21 di settembre e terminerà il 30 di novembre. Quindi ci saranno anche delle pause che serviranno un po' a riflettere meglio sulle immagini che abbiamo fatto. Ed ora cambiamo argomento per parlare di musica, perché nel prossimo servizio abbiamo incontrato i Tubi Lungimiranti, la storica band nata nel 1964 che quest'anno festeggia 60 anni di attività. Hanno fatto la storia della musica fanese. Nel 1964 fondarono un gruppo appartenente al movimento musicale del beat italiano, il genere diffusosi nel paese negli anni 60. Si tratta dei Tubi Lungimiranti, la band più longeva della città. Da allora incisioni di brani, concerti, fino ad arrivare ad oggi, 60 anni dopo. Correva l'anno 1964 e in quell'anno 4 adolescenti fondarono i Tubi Lungimiranti. È un gruppo forse più longevo, anzi sicuramente la band rock pop più longeva di Fano, perché dal 1964 la band ha continuato ad esistere ed è tuttora in attività. Perché questo nome? Avevo trovato un nome che mi piaceva tanto, però non ha fatto molto successo tra gli altri, che era Gli Ossi Buchi. Mi piace tuttora, però c'era mia sorella Anna Grazia che a quel punto è intervenuta, non ha potuto stare zitta, ha detto questo è uno dei nomi più stupidi della storia dell'umanità, quindi chiamatevi in un altro modo, come volete, magari Tubi Lungimiranti. Neanche lei ha mai spiegato cosa volesse dire questo nome. Da allora avete cambiato tanti componenti e sono entrati a far parte di questa band. L'unico che c'è dall'inizio sono io, ma questo è un fatto normale perché essendo immortale, purtroppo gli altri invecchiano e io li vedo invecchiare. Però da qualche anno la formazione è molto stabile. Questa è forse la cosa di cui sono più orgoglioso ed è il primo dei due 45 giri che la casa discografica milanese CDI, Company Discografica Italiana, di Pier Quinto Cariaggi, marito di Lara St. Paul, ci fece appunto incidere. Accanto a lei anche la voce. È la mitica Francesca Castellini. Buonasera. È venuta prima del Covid, una sera ha detto mi fate provare a cantare una canzone. Noi abbiamo fatto questo errore e il giorno dopo è diventata lei il capo della band. L'ultima arrivata. Sì, no, noi lei ordina e noi obbediamo. Potere della donna. Ma lei voleva ringraziare anche Daniele Carboni perché stasera avete fatto le prove in una location speciale. Daniele Carboni ci ha concesso di fare le prove generali che poi vedranno anche la partecipazione di Gianfranco Continenza fra un paio di giorni nella sua splendida creazione, l'incredibile Museo della Batteria, che è una cosa credo unica non solo in Italia ma in Europa. Per festeggiare i 60 anni voi avete organizzato un appuntamento speciale, di che cosa si tratta? Sì, sabato 31 agosto nello splendido scenario della Rocca Malatestiana
noi festeggeremo appunto i 60 anni dalla nascita di questa band. Lo faremo innanzitutto presentando un concept concert che noi stiamo portando avanti in vari teatri, e lo faremo ancora quest'inverno, che riguarda la figura della donna nella canzone italiana del Novecento. E poi faremo una selezione dei nostri brani storici, cioè quelli che abbiamo registrato nel corso degli anni fino al CD del 2013. E ci saranno degli ospiti anche a sorpresa, come una sorpresa che però voglio rivelare ora, come il famoso rocker fanese che è Mauro Tallevi. E poi oltre a lui abbiamo soprattutto un ospite d'onore veramente che suonerà con noi, che è Gianfranco Continenza, famosissimo chitarrista, famoso anche negli Stati Uniti, e soprattutto ci sarà a narrare il tutto il mitico Dario Salvatori. Carissimo Dario, sabato calcheremo lo stesso palco e credo che ci divertiremo. Ho questa impressione. Direi proprio di sì, Poi ho visto che ci sono ospiti anomali. Nicola, da quasi 15 anni lei fa parte dei Tubi Lungimiranti. Sto raggiungendo l'immortalità come Umberto. E diciamo della formazione attuale, sì, sono dopo lui, sono l'altro immortale, ecco. Allora vi verremo tutti a vedere sabato. Dovete, assolutamente. Non potete mica perdere una cosa del genere. E chiudiamo qui questa edizione del telegiornale. Adesso previsioni del tempo e a seguire riproporremo lo spettacolo multimediale a cura di Alcmena Multimedia Show, che ha concluso l'evento Era Ieri, organizzato dalla Proloco di Montemaggiore di Colli al Metauro. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV.